È un aretino, il presidente regionale dell'OPI, adesso c'è l'ufficialità, lei entra in carica proprio in queste ore. Quali sono le istanze della categoria? Allora, 30.000 infermieri in Toscana hanno necessità di cambiare passo da parte della politica, cioè abbiamo necessità di avere dei riconoscimenti, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista professionale, il riconoscimento delle competenze, gli organici adeguati e anche tutta la riforma universitaria per cercare di avere delle magistrali ad indirizzo clinico che specializzeranno sempre di più i professionisti che ad oggi hanno una formazione post base molto adeguata per comunque creare delle condizioni per risolvere i problemi dei cittadini. Questo patto che abbiamo sottoscritto oggi come presidenti di tutta la Toscana, quindi rappresento tutte le province toscane, sarà un patto che arriverà non solo sui tavoli istituzionali ma anche ai cittadini, perché infermieri significa qualità e qualità significa cambiamento. Mi sembra di capire che insomma questi 2 anni di pandemia, che speriamo di lasciarci alle spalle, ci devono aver insegnato qualcosa. Adesso dobbiamo raccogliere questi insegnamenti. Abbiamo imparato ben poco rispetto a quello che ci poteva insegnare la pandemia, però è necessità oggi e virtù domani quella di cercare di migliorarsi. Noi saremo un ente sussidiario dello Stato, quindi siamo sempre al fianco delle istituzioni politiche in termini di politica professionale, però non sarà sicuramente una passeggiata, perché saremo un vero pungolo, perché i cittadini li abbiamo nel cuore.